essere stato ospite al nostro convegno. Abbiamo parlato di un tema legato alla magia e abbiamo parlato anche degli esorcismi eventuali. Lei che cosa ne pensa? L'esorcismo è una preghiera di liberazione, è un sacramentale della Chiesa Cattolica, serve ad invocare la grazia dello Spirito Santo sopra persone che sono portatrici di una sofferenza che nel tema dell'esorcismo è conseguenza di un influenzamento, di una possessione o di un qualche tipo di presenza di quel personaggio che c'è nella Sacra Scrittura, che c'è nel Vangelo, che c'è anche nel Magistero della Chiesa, che è il principe di questo mondo, Satana, il grande tentatore, l'accusatore degli uomini di fronte a Dio. Quindi con l'esorcismo la Chiesa chiede la liberazione della persona vessata, anche perché nel tema dell'esorcismo c'è il concetto teologicamente corretto che il diavolo non può impadronirsi dell'anima che appartiene a Dio, ma può invece fare soffrire il corpo e quindi produrre nel corpo e nel cervello delle alterazioni tali per cui la persona si sente in condizioni di grande disagio e questa preghiera l'aiuta, ecco. Ma l'esorcismo e gli esorcismi è naturalmente il battesimo, l'Eucaristia e i sacramenti. L'esorcismo non è nulla più che una benedizione. Professor Melussi, cambiando argomento, qualche giorno fa è stato presentato proprio a Quarto Grado, Rete 4, dove lei è ospite fisso opinionista, il suo libro, l'ultimo lavoro, dal tema. Perché Crimini e Mass Media. È un è nato libro questo libro? che nasce un po' dalla constatazione che nello svolgimento dei processi, un po' tutti, il ruolo dei media svolge un ruolo importantissimo, in quei processi che poi diventano processi mediatici e rimangono anche nella memoria collettiva come una presenza di cui tutti sono informati, Cogne, Garlasco, Perugia, Yara Gambirasio, eccetera. La presenza di una forte attenzione mediatica determina una torsione della funzionalità e anche del decorso del processo e anche della formazione delle prove e quindi che alla fine, non potendo impedire che il processo diventi un fatto legato anche alla comunicazione di massa, occorre esserne consapevoli affinché questa distorsione non sia sostanziale. Questo direi un po' il tema del libro. Ecco, questo libro, tra l'altro, è una prefazione scritta da. Del mio amico Luciano Garofano, che è stato comandante dei RIS per un certo tempo, e una postfazione di Emma d'Aquino, nota giornalista del TG1. Grazie per queste parole, per questa intervista, professor Alessandro Grazie. Velussi. Grazie. Ciao, grazie a te.